Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi andrò a parlare, non sempre delle solite cose, ma ho deciso di fare altri tipologie di video e infatti voglio fare anche video parlando dei miei manga, dei miei videogames e altre cose, specchiettamenti, sì, quelli avoni, sono scelte sempre, ma anche altre cose. Allora, oggi vi parlerò dei miei manga. I capelli fanno schifo, questo ciuffo proprio non vuole stare dove dovrebbe stare. È un caldo della Madonna. Allora, iniziamo. Allora, come primo fumetto che io abbia mai comprato è stato questo qui. Allora, il primo era questo qui, che è Dragon Ball La Perfect Edition. Allora, è editato dalla Star Comics, questo qui, è il numero 27. Questo qui c'ha l'immaginina che se la metti tutta insieme fa cioè l'immagine sotto. Ed è questo qui. Queste sono le immagini. E questo è stato il primo fumetto che abbia mai comprato. E sono partita di Dragon Ball, io lo amo. Ed è questo qui il primo. Poi, andando avanti, ho comprato il 28. Il mi cade tutto, il 29, il 30, poi il 31 l'ho saltato, il 32, il 33 e il 34. Non so quando finiscono, però nel senso quale numero, però ora alle file di fumetto penso che li prenderò tutti. Poi, sempre di Dragon Ball, ho preso questa qui, che è la Evergreen Edition, uscita nel 2012. Questa qui usciva nel 2008. Questa qui usciva nel 2012, questo è il numero 5. Ed è questo qui, anche questo qui c'è l'immaginina che scrive Dragon Ball e queste sono le immagini di dentro. Poi c'ho il 6, il 7, il 9, il 10, l'11. E il 36 li ho sfalsati perché uscivano mensilmente e non riuscivo mai a andare in edicola e trovarli. E infatti penso che li prenderò alle file del fumetto, penso di trovarli. Poi una mia amica mi aveva cioè aveva messo su Facebook, su un sito delle aste. Aveva messo i fumetti di Dragon Ball all'asta e tipo io l'ho presi a 15 euro e ora vi faccio vedere tutti quali sono. Allora, innanzitutto sono tutta questa collezione qui. Ah, questi qui, mi sono scordata di dirlo, sono editati dalla Star Comics. Allora, questi qui sono questa qui, la Dragon Ball Deluxe. Sempre editata dalla Star Comics del 98 e costava 5.000 lire ed è questo qui le immagini. Questo è il numero 6, poi dopo c'è il 7, il 12, il 18 e non un po' rovinate, 18, il 19, il 20, il 21, il 22, il 23. Questi hanno sotto sempre il titolo di dove vanno a parlare, di cosa vanno a parlare. Comunque sia questo è il 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31,
31, 32, 33, 34, 35, poi 36, 38 e 42, che è l'ultimo fumetto, che è anche quello un po' più spesso rispetto agli altri. Questi qui sono sempre i disegni. E niente, poi dopo c'era anche questi qui, che è questo qui, che è Dragon Ball New. È sempre edito della Star Comics, è uscito nel 2002. Questo è il numero 3. Con questi sono i disegni. Poi dopo c'è il numero 5, il numero 7, il numero 11 e il numero 14, che penso sempre comunque di riprendermi alle file del fumetto per fare la collezione, comunque sia. E c'era anche questo qui. Questo qui che è Dragon Ball, edizione italiana della Star Comics, il numero 60. Questi sono i disegni, uscito nel 97. Ed anche questo qui, farò la collezione di questo qui, se riesco a trovarlo, giusto per avere la collezione di tutti quanti i fumetti. Niente, non, come ho detto, questo qui l'avevo preso a 15 euro, tutto questo malloppo. Tipo, era un affarone, non potevano prenderlo. Poi un'altra collezione che io ho, che mi manca solo l'ultimo numero, ed è Sugar Sugar Run. Questo qui è bellissimo, uscita nel 2008. Parla della storia di due streghette che sono pretendenti al trono, che arrivano sulla terra per prendere il cristallo del cuore. Per chi ha più cristalli diventerà regina, e poi ci saranno varie complicazioni. Per chi l'ha visto, sa come va a finire. Per chi non l'ha visto, non vi spoilerò niente. Comunque sia, ve lo consiglio, è bellissimo. Queste qui sono le immagini, ed è questo il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo. Mi manca l'ottavo. È sempre edito della Star Comics, ed è questa l'immagine. Poi, c'ho due fumetti sparsi, che uno è questo qui, The Rayman. L'avevo preso alla bancarella, infatti lo pagai 50 centesimi. È il volume 7, non l'ho mai aperto perché non so la storia. Della Planet Manga, è uno shonen, so che è uno shonen perché c'è scritto. Per chi sapesse come va la storia, me lo scriva semmai qua sotto, che vedo un po', perché non so se continuarlo oppure mi comprerò i primi volumi per vedere se è bella la storia, continuo, se no lo vendo. Poi un altro è questo qui, La stirpe delle tenebre, che è il numero 6, sempre preso alla bancarella, sempre edito della Star Comics. Queste qui sono le immagini, e anche questa è la stessa cosa di The Rayman. Poi il primo volume di Black Butler. Questo qui aspetto che escano tutti i volumi per prendermeli, perché sono tantissimi. E queste sono le immagini, è bellissimo questo qui è edito della Planet Manga. Non so se è Planet Manga o Panini Comics, perché come vedete qui c'è scritto Planet Manga e Panini Comics. È uscito nel 2011 al prezzo di 4,30 euro, ed è bellissimo. L'immagine, questo è bellissimo. Penso che tutti sanno la storia di Black Blatt, soprattutto lui è il massimo, io lo amo. Poi ho il libro di L'attacco dei giganti, questo qui, La scienza immaginaria, della Planet Manga, uscito nel 2008.
2016, questo qui è proprio il romanzo, ancora non l'ho letto e semmai vi farò un video e vi farò sapere. Poi ho due fumetti così a caso, perché comprai l'ultimo volume di Naruto, il 72, della Planet Manga, e questo qui decisi di prenderlo perché sapevo che sarebbe uscita la collezione in edicola dall'1 e ho deciso prendo e li prendo fino al 71, così il 72 già ce l'ho. E questi qui sono i disegni. Poi però ho presi anche il 66 che trovai sempre in edicola dopo poco. E questi qui sono i disegni, però questo non l'ho mai aperto, ho detto non lo leggo. Poi ho il fumetto di Kingdom Hearts, questo qui, il numero 10, edito della Panini Comics, questo qui, questi sono i disegni. Io amo Kingdom Hearts. Per chi sa chi è Kingdom Hearts, Kingdom Hearts è praticamente una storia di questo qui. Praticamente ha, questo qui è Sora, ha tante, come lo dico, ha tanti finali, perché ci sono sui videogiochi tanti finali diversi e sinceramente non so come dirvelo, comunque sia vi leggo semmai il dietro, che c'è scritto: Sora adesso è solo, ma deve trovare la forza per combattere l'organizzazione 13 e riportare la pace dei mondi. L'ultimo avvincente capitolo della saga che ha stregato milioni di giocatori e lettori in tutto il mondo. Praticamente c'è, in poche parole ve lo spiego, c'è questo qui che deve combattere gli Earthless, che è la gente senza cuore, comunque sia il nemico, e va sui vari mondi della Disney. Poi ho il libro di Naruto, questo qui, La battaglia al villaggio della cascata, edizione della Planet Manga, ed è proprio un romanzo. E ancora non l'ho finito di leggere, e vi farò un video sempre insieme all'Attacco dei Giganti. Poi ho Naruto Kizuna, il libro della terra, questo qui. Questo qui è un altro pezzo che troverò, ora alla fine del fumetto, che c'è l'altra parte di Naruto che si li avvicini, fanno tutta la faccia con i vari amici dietro. È così. Edito della Planet Manga e cenno, vedete, e varie cose, come dire, i vari legami di Naruto. Poi, come ultima cosa, ho questa saga qui, di One Piece. È praticamente quella che esce in edicola. Mi manca il 10 perché devo andarla a prendere, però penso che ci andrò la settimana prossima, tanto giovedì esce anche l'11, così li prendo tutti e due. E c'è, dietro non puoi vedere, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, che ancora sto leggendo, come potete vedere, il 6. Ovviamente dentro ogni fumetto c'è una cartolina, questa qui, che dà proprio, non è la stessa perché è di... Questa qui è del, ora vi faccio vedere, del fumetto 4, vedete, ha la stessa immagine. Poi il 7, l'8 e il 9. Sono editi della Star Comics, costano 4,99 euro, escono in edicola ogni settimana. E questi qui sono i disegni. Molto belli. Tutti conoscono One Piece, sono 66 volumi e li faccio la collezione, li prendo tutti. Ho finito la mia collezione, era un po' piccolina, spero che il video vi piaccia, spero che vi continui a piacere tutti questi video che farò. E al prossimo video, ciao!